Cornetti con farina integrale, semplicissimi da fare, noi li facciamo in planetaria, ovviamente questo impasto si può fare anche a mano. Come ho detto già in precedenza, l'ingrediente principale è la farina integrale. Mettiamo in planetaria, mettiamo un gancio per impastare, inseriamo prima la farina integrale. Mi raccomando, usate farina integrale di macina sottile. Poi quest'altra farina. Se la vostra farina integrale è di macina più spessa, la potete mettere in un mixer o frullatore per renderla più sottile. Inseriamo tutto insieme: sale, zucchero, il burro morbido, non eccessivamente duro, le due uova. Nell'acqua andiamo a sbriciolare mezzo cubetto di lievito e lo andiamo a sciogliere ben bene. Sciolto ben bene il lievito nell'acqua, lo possiamo inserire tutto in planetaria e mettiamo la planetaria a marcia media e aspettiamo che si fa un unico impasto. Se lo fate a mano, la stessa sequenza di ingredienti, impastate finché non avete un panetto ben solido e liscio. Per la quantità di lievito potete anche dimezzare la quantità di lievito se le volete impastare qualche ora prima, oppure potete mettere anche un po' di lievito in più se volete abbreviare i tempi di lavorazione. Siccome l'impasto deve essere tutto attaccato al gancio e si deve staccare dalle pareti, possiamo anche aumentare la marcia della planetaria. Possiamo aiutare anche l'impastatrice pulendo la ciotola con un tarocco o cartoncino, come lo vogliamo chiamare, in questo modo per far asciugare prima l'impasto. A Roma non ho preferito mettere nulla perché il sapore lo dà la farina integrale. L'impasto si è staccato totalmente dalle pareti, ci aiutiamo con un po' di farina, lo togliamo dalla planetaria. Tolto l'impasto dalla planetaria, diamo una piccola pirlatura. Mettiamo l'impasto in un recipiente con un po' di farina, come al solito. Copriamo con pellicola trasparente. Scegliamo sempre un contenitore che sia il doppio dell'impasto, così arrivato all'orlo è pronto per essere lavorato. Aspettiamo che lievita fino all'orlo del recipiente. L'impasto è lievitato, mettiamo su un piano da lavoro. Andiamo a lavorare con farina, stendiamo un rettangolo. Tante persone si trovano a cerchio, io mi trovo a rettangolo per tirare i cornetti. Lavoriamo con farina. Un mattarello ci aiutiamo a stendere, fino ad ottenere un rettangolo. Stendiamo ad uno spessore di 4 mm. Ottenuto un rettangolo di 30 x 60 cm, con l'aiuto di un tagliapizza o un coltello, se avete qualche altro attrezzo, possiamo tagliare i cornetti. Ovviamente un triangolo isoscele, in questo modo. La cucina è anche precisione, quindi pesiamo ogni singolo pezzo, deve essere da 90 grammi. Adesso possiamo fare il croissant. Andiamo ad arrotolare bene, in modo stretto. E voilà. Mettiamo i cornetti in una teglia da forno con foglio di carta da forno.
Con questa ricetta usciranno 10 cornetti da 90 grammi, adesso li facciamo lievitare il doppio del loro volume, sempre a una temperatura compresa tra i 28 e i 30 gradi. I cornetti sono ben lievitati e andiamo a infornare a una temperatura di 190 gradi per circa 10-12 minuti. All'esterno non abbiamo messo l'uovo sbattuto, mettiamo solo sciroppo di zucchero o gelatina per lucidare. Perfetti. Ovviamente si possono farcire anche con qualsiasi marmellata o addirittura cioccolato, ma il miele veramente è tutta un'altra storia. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi su tutte le mie pagine social, Simone Esposito Pasticcere. Ciao a tutti, alla prossima!